amministrazione futura, se ovviamente questo me ne sarà data la possibilità, le realtà più critiche, le situazioni più critiche che noi abbiamo nel nostro territorio, un territorio di 450 km quadrati, sono all'incirca 10, cioè le zone di insicurezza percepita alta, diciamo, sono all'incirca una decina, sono quelle che conosciamo intorno al centro storico, intorno alla stazione di Fontivecchio prevalentemente, per cui non parliamo di un fenomeno che è diffuso in tutta la città, ma di un fenomeno che è circoscritto, per cui attaccabile. Da parte nostra in queste zone continueremo con le politiche di presidio con mezzi fissi come le telecamere, una maggiore illuminazione e un potenziamento della nostra presenza dei vigili urbani. Per quanto riguarda il centro storico, ho visto che anche qualche giorno fa, intorno a fenomeni alla rissa che è scoppiata in centro, si è riparato di questo presidio. Nel patto per la sicurezza è previsto il presidio in centro storico, un presidio fisso. Credo che sia necessario, appunto, tra le varie proposte che presenteremo al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, riragionare su questo tema del presidio fisso, perché anche le forze dell'ordine pongono qualche dubbio sull'apertura di una struttura fissa. Noi siamo concordi con loro se questo però significa che girano più poliziotti per strada. Questo è da parte nostra una delle richieste maggiori. Abbiamo già in programma, in particolare in questa zona, io senatore ho voluto scegliere questo luogo per mettere il comitato elettorale, perché è una di quelle zone che viene appunto indicata come zone, e ne fatti è così, in cui ci sono fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, che se da un lato, come molti cittadini che ho incontrato mi dicono, ma noi non è che subiamo, anzi siamo ancora più tranquilli perché in queste case non succede mai nulla, però la presenza di spacciatori dal giorno fino alle ore notturne è un problema per attività commerciali. In questa zona aumenteremo l'illuminazione, il presidio di telecamere e il presidio di uomini delle forze dell'ordine. Poi lavoriamo su quello che è l'attenzione alle vittime. Pensiamo che questa debba essere una delle azioni dell'amministrazione comunale. Vogliamo dare il via ad una assicurazione, cioè il far sentire il comune vicino ai cittadini. Sono anche iniziative che guardano all'attività risarcitoria nei confronti delle vittime. È per questo che faremo un'assicurazione per tutti i nuclei familiari, che andrà a rimborsare coloro che hanno avuto un piccolo furto, piuttosto che un danneggiamento dell'abitazione o sono cose di questo tipo. Adesso non voglio dilungarmi con il dettaglio. Stiamo lavorando molto per la incentivazione, per lo studio di progetti di incentivazione della residenza nel centro storico. In particolare nel corso dei primi mesi, primo anno di un'eventuale mia sindacatura, ripartirà l'utilizzo degli appartamenti di via Oberland, partiranno i lavori in via Fratti, in via dei Priori, in collaborazione con l'Istituto Sostentamento del Clero partiranno i lavori di Santa Maria Nova in via Pinturicchio per residenze per famiglie. Stiamo valutando anche con la regione, essendo finanziamenti regionali, la possibilità di riservare qualcuno di questi appartamenti per le forze dell'ordine, cioè avere la presenza di questo è un tema che mi proposero anche le organizzazioni sindacali delle forze dell'ordine. Io ringrazio intanto Romano Miccetti del sindacato di polizia, che è qui con noi, che poi ci dirà qualcosa. La presenza della famiglia con il poliziotto, il carabiniere che vive nella porta accanto, è un elemento di ulteriore, diciamo così, sicurezza da parte della comunità. Per cui all'interno della residenza pubblica stiamo chiedendo di poter avere una percentuale riservata a questa tipologia di utenza. Rispetto alle residenze, altro tema che ci è stato segnalato con forza, costituiremo un nucleo di
dipendenti dell'amministrazione comunale, vigili e amministrativi per il controllo degli affitti nel centro storico di Perugia prevalentemente, operazioni che già all'interno del patto sono state fatte in alcune zone della città, penso alla zona del Bellocchio. Per quanto riguarda il centro storico, nel corso dei primi 6 mesi intensificheremo di lavoro della prossima giunta, intensificheremo questo lavoro. Io per adesso il primo, diciamo così, breve pacchetto di proposte mi fermo qui, passo la parola ringraziandola ancora della presenza e dell'impegno che ha preso per i prossimi anni con noi il senatore Serra. Grazie. Sì, ti ringrazio molto per questo invito, anche perché mi hai dato la possibilità di rivedere vecchi amici giornalisti. Questo mi conforta perché sanno con quanta serietà si è lavorato in altra città, a cominciare da Firenze. Noi ci siamo visti prima con Boccali e abbiamo parlato di 3 cose in particolare. La prima è la collaborazione futura di cui lui ha fatto cenno e che io ritengo una cosa importante, perché credo che la mia esperienza su questo fronte sia ragguardevole, sia possa essere un fatto positivo. La seconda cosa che ci siamo detti è: diciamo le cose che possiamo realizzare. Basta con la politica degli annunci, e qua verrò alla politica degli annunci. E la terza cosa che ci siamo detti: cerchiamo in tutti i modi di coinvolgere su questo fronte, quello della sicurezza, tutte le forze politiche, perché io sono assolutamente convinto, qua parlo da tecnico, che la politica può solo danneggiare il tema della sicurezza. Qua parlo veramente da tecnico. Il tema della sicurezza non può avere coloritura, ci si può litigare sulla scuola, ci si può litigare sul mondo del lavoro, si può confrontare sull'economia, ma la sicurezza deve essere un tema che appartiene a tutti e sul quale tutti devono mettere da parte gli egoismi delle ideologie della politica. Non ha fatto così il governo attuale, perché durante la campagna elettorale, approfittando del fatto, voglio essere molto critico, del fatto che il governo Prodi non aveva posto la sicurezza come principale obiettivo, sbagliando, perché non ci si è resi conto della sensibilità della gente su questo tema, approfittando di questo e naturalmente dei tanti mezzi di comunicazione a disposizione, si è cavalcato il tema della sicurezza cercando di aumentare la paura tra la gente e annunciando. Si è anche speculato sulla morte della povera signora Luciani, la violenza carnale subita a Roma da questa povera donna, e ricordo che il sindaco Veltroni fu colpito da vituperi e le peggiori, e si disse durante la campagna elettorale: se arriveremo noi al governo mai avverranno più violenze di questo tipo. Per mantenere fede a quello che ho detto e quindi cercare di ragionare con serenità, devo sottolineare che mai come in questo anno si è registrato un numero di violenze carnali in Italia, mai come in questo anno. Si disse che i clandestini dovevano tornare tutti a casa perché si identificava criminalità con immigrazione.